mangiando. Io posso mangiare il panino qua, la mascherina. Io la gente che vuole mangiare, io ho contattato col segnale dai finanziamenti del marzo, si è rifiutato anche di ieri. Allora la notte ho consiglio. Andiamo sopra, Alessandro, andiamo sopra. Passava l'aria dappertutto e sono andato. Qua si sono preparati per un attacco. Ma tanto sopra che stiamo facendo? Andiamo all'altra parte? No, da lì si va sopra, si va indietro anche. Attenzione. Il voto è libero, non può essere. Hanno fatto vedere che c'era molto. Ci sono gli altri, andiamo un attimo, prima andiamo poi di là. Se fanno un attacco, quelli menano. Capito? Non è che stanno a guardare. No, che so, quelli che fanno fa vedi che si fate. Dammi retta. Prima che fa. Per qua, prendete motivo. Che dite, non vuole che ha problemi, perché i casi già stanno, devono qua manifestare che le mascherine fanno male troppo giù. Purtroppo le fanno male, ma proprio. È poco contagioso. È poco contagioso. Quando te la impongono. Questo è 30 secondi sono passati. Grazie per finire. Ma chi sei qua? Nessuno. Ti ho detto andiamo su perché lì stanno per preparare un attacco. Cazzo, mi sembra. Vuoi prendere un po' di botte? Fanno male, eh? Aspetta, vedi di qua se c'è qualcuno. Non lo so, infatti pensavo che stava qua. Io direi di andarsene. Non lo vedo, non lo so. La maggior parte della gente che sta lì è della polizia. Vabbè, sono più polizzati i manifestanti. Arrivo. Di qua si passa per andare via. Elio! Elio! Dove andiamo? Tanto che non c'è da fare. Eh? Questo è il palazzo dell'anagrafe del Comune di Roma. Lo so, me l'hai detto. Dentro ci sono quasi tutti i servizi del Comune, buona parte dei servizi del Comune di Roma. Ma Andrea dov'è? Sapevo chi è. Chiamalo, no, tanto lui ha detto che rimane qua fino alle 6. Chiamo io. Andrea Libero Gioia. Sì, ma non c'è più. Ma ho visto che si era aggregato a quei ragazzi che parlavano lì all'inizio, però dopo. Io ho la macchina dalla parte di là. Staccato.
verso la macchina dalla parte di là, fino al Lungotevere. Qua ha chiuso, avranno appoggiato la barriera così. Allora, se vuoi mangiare una cosa qui alla Col Diretti? Dove? Qui alla Col Diretti. Andiamo. E dov'è? No, ah, lì dove, ah, dove c'è il mercato? Così ci sediamo, okay. E andiamo. Sì, perché anche io ho mangiato un cazzo da stamattina, quindi. Anzi no, da ieri sera. Il telefono staccato. La maglia non basta però, signori, mister. Io non ce l'ho adesso, sono lui. L'ho perso. Ah, l'ha persa. Qua c'è una chiesa ortodossa dove fanno? Questa? No, quella è una chiesa di epoca romana addirittura. Dove, di qua? Tu hai visto il foro romano? Sì, i fori. Il foro romano è 6 metri, 5-6 metri sotto il livello stradale attuale. Oh. Mazza quanto è fregna questa. Hai capito? Sono 5-6 metri sotto il livello. Aspetta che bevo un attimo dal nasone. Sto lavorando, non ci ho mai visto. Faccio il piatto di stazio. Tutte le liste sopra la spalla degli altri. Che ora non fare di strada? Anche io. E io mi sono fatto anche arrestare. Sì, sì, sì. Sono rappresentante presidente di un'associazione che difende i diritti costituzionali e che difende i diritti umani. Ma queste mani gli hanno messo le manette. È stata la guardia di finanza di Torpagliani. Adesso arrivo. Mi hanno fatto anche male. Ma non è quello il discorso, è che se uno dice una cosa, come lo sto dicendo ora, gli vengono messe le manette, e questo è in un paese civile. Se io faccio parte delle forze dell'ordine, non posso permettere che avvenga. Perché le forze dell'ordine stanno al servizio della gente, no come? No, io sono preoccupato se non viene detta la verità, perché quando c'è ignoranza e ci sono bugie che iniziano a circolare e le persone iniziano ad avere paura e non ragionano e iniziano a reagire soltanto con la paura, si creano dei casi dove io vedo, penso che l'abbiate visto anche voi, anche se poi non lo divertite quasi per televisione, il signore che magari si mette la mascherina e sa fare gli occhi e poi magari muore di infarto e gli viene un'isteria. In Germania ci sono stati 3 bambini morti, ci sono stati i professori, i genitori, ma io ho problemi di territorio, là, mi ricordo di sentire la panico e di l'alfa in aumento da anni in questo paese. Immaginate una mamma che magari non è molto informata, gli dicono che c'è pericolo che suo figlio muoia, che un virus che uccide, è chiaro che la mamma, anche se magari si è sentito l'alfa, però io faccio il mio seno e gli metto la mascherina, se il bambino che muore, che facciamo? Che fanno? I bambini non li devono toccare, noi siamo tutti genitori qua. Lo stanno facendo nelle scuole, quando io ho fatto quel segno simbolico durante le votazioni, non l'ho fatto soltanto per le votazioni che erano una cosa importante, elettorali rispetto al referendum, l'ho fatto in una, simbolicamente, in una scuola, c'è una registrazione, oltretutto mi hanno trattenuto immediatamente un telefono. Dovrebbe esserci più informazione, ma informazione vera, non informazione spazzatura, senza offesa del suo lavoro. No, io lo so che non ho vero, ma non ho vero. Di questo piccolo scusamento. Se lei va a vedere la
devi stare ancora, no? Vai. Articolo 4, comma 3, lettere A ed L, io me lo ricordo per il tempo. Io legarlo qua, così. Ma controllare quello, se vede che il medico d'oggi in Italia non può fare più il suo dovere in scienza e coscienza. Scritto, perché c'è scritto ancora, mi dà ragione in tutto. Perché la sovranità, invece qua in teoria, sovranità, democrazia. Vabbè, ci avete messo un bel po' d'anni, ma prima o poi avete capito anche voi. Noi veramente abbiamo sempre fatto questo. No, sempre da 8-10 anni. C'è gente che lo fa da 60 anni. Ah sì, per carità, ci mancherebbe. Io lo faccio da 55 anni, quindi. Per carità, ci mancherebbe. Io guardo 40 anni, quindi non avrei mai potuto, più volendo, partecipare da 50 anni. Se ha possibilità qua, se potete avere rispetto delle nostre forze dell'ordine, si devono indossare la mascherina, se ce l'ho. Ce l'ho la mascherina, ma e ce l'ho anche addosso, eccola qua. Il decreto DPCM dell'altro ieri dice che bisogna averla a disposizione. Senza che giriamo, la indossa cortesemente, grazie. Non è necessario. Mi dà un documento là, gentilmente. Guarda, gliel'ho già dato ai suoi colleghi. E se allora gentilmente me lo ridà? Certo, certo, io non glielo do, glielo espongo. Una gametta tu vedi, se ce l'hai. Peccato che voi parleranno di pezzettine. Grazie signora. Qualsiasi cosa tagli. Non faranno manca i porci quelli che tagliano, capito? Lo buttano però. Gracias.
battuta della sera a tavolino sono state di fatto di Romero. Ma che stanno dicendo? Che cosa? Manco se stai
No, io parlo di verità, non sono io un medico e non ho chiamato il medico, io devo fare il mediatore qui, oggi sono per fare il mediatore, tra chi doveva venire, di un comitato tecnico scientifico del governo, che non si è presentato. No, lei è come me, lei è un cittadino che si dovrebbe informare, informazione, l'articolo 21, e lei ha una telecamera, la dovete far vedere, anche se lei ha portato un'articolo importante. L'articolo 21 è lei che si deve studiare, perché lei prima ha detto che mi deve studiare, perché lei ha detto che non ha rispetto le cose. Io non mi ricordo, mia madre è morta l'altra, è morta per un caso di mala sanità. Lei lo sa questo? Lei la può intervistarmi. Dove era lei? Mi vergognerei. Gliel'hanno già detto, la faccia al banco. L'unica cosa è che bisogna sperare. Non ti avvicinare, viene raccontata soltanto una realtà, mentre invece la realtà delle cose dove noi pretendiamo soltanto come popolo semplicemente delle risposte non è ancora arrivato, nessuno ci ha detto perché, e ripeto per l'ennesima volta, prima l'ho detto a un altro emittente, forse della 7, perché dal 31 gennaio di quest'anno è stata firmata un'emergenza di carattere sanitario che è andata, abbiamo detto, sulla Gazzetta Ufficiale, ma di conseguenza il primo caso Covid ufficializzato in Italia è arrivato il 21 di febbraio. Evidentemente qualcuno sapeva già qualcosa? Perché non rispondono a questa domanda? E questo era per partire con un dibattito dove io avrei dovuto fare solo il mediatore, perché io sono rappresentante e presidente di un'associazione che difende semplicemente i diritti umani e che difende l'associazione si chiama Resistenza e Resilienza Italiana 2020, e sono anche presidente di un'altra associazione che si chiama The Walk of Change, e ho collaborato per anni con un altro presidente di un'altra associazione che si chiama Alba Mediterranea, che semplicemente vuole fare informazione, vuole chiarezza. Siccome a noi piacerebbe in questo momento, chi l'articolo 21 lo dovrebbe far rispettare in una certa maniera, ossia i giornalisti di questo paese, purtroppo mi dispiace dirlo, ma con molto rammarico, che purtroppo la verità non arriva, e arriva soltanto un'informazione a senso unico, e questa è la cosa sbagliata. Allora, nel momento in cui noi abbiamo creato questa giornata di oggi, che non è una manifestazione, ma è un incontro pubblico che abbiamo richiesto alle autorità, con tanto di PEC, posta elettronica certificata, abbiamo chiesto che il governo venisse qui con un comitato tecnico scientifico, per esempio quello formato da Burioni, da un certo Grillo, piuttosto che da un certo altro politico che non è un medico, anche quello non è un medico, e come si chiama? Matteo Renzi, che ha fatto quello presidente del Consiglio in questo paese. Allora, quello che chiedevamo era semplicemente chiarezza, chiarezza che non è mai arrivata. E per esempio chiediamo il fatto che, perché dal 31 gennaio di quest'anno ad oggi 46 su 50 documenti che fanno parte anche, che vanno a creare dei DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che in molti casi vanno contro la Costituzione, perché vengono segretati e non vengono resi pubblici? Perché? Accolgo il suo appello, la ringrazio. Lei si chiama? Andrea Liberogioia. La liberatoria che la mandate? Signora. La liberatoria, quando se la mandate? La liberatoria, se lui parla, voglio dire, è ovvio che ha voluto parlare. Mi scusi, lei come si chiama? Sì, ma vogliamo la liberatoria per la pubblicazione, che voi stralciate e tagliate tutto quello che c'è, e vogliamo verificare che sia attendibile il discorso generale. Tamara Pannone. Io le dico la verità, io sono contrario alle mascherine, sa perché? Per esempio, sono contrario alle mascherine sulla base di quello che mi ha indicato un nanotecnologo insieme a sua moglie chiamato Stefano Montanari, semplicemente lui ha espresso. Ma voglio dire, io capisco quello che dice Montanari, capisco anche che però ci sono altri, non si può dire i posti, altri medici che la pensano in un altro modo. Appunto il dibattito. Appunto, un dibattito pubblico piacerebbe, penso, a chiunque del popolo italiano. Allora, guardi lì. C'è uno sfolla, quello si chiama Defender, è uno sfolla persone. Ma qui vedete delle persone facinorose.
qui, ma lo sai che la maggior parte della gente qui sono gente laureata, c'è gente che magari ha preso il permesso di lavoro per venire qui, semplicemente per chiedere la verità, ma non per manipolare violentemente. No, non eravate previsti solo voi alla manifestazione. Ma questa non è una manifestazione, ragazzi, è un comunisti, erano previsti. Ma erano previste altre presenze, per questo c'è la polizia. Delle presenze che in altre situazioni hanno creato le case. Non noi, non noi. Presenze di chi? Non noi. Presenze di chi? Allora noi abbiamo creato un patto per la verità. Noi andiamo un po' in piazza San Giovanni, andiamo un po' in piazza San Giovanni. Ok, va bene. Non so se verremo anche noi. Fammi sapere quanta gente c'è. Chiamami. Ciao. Che bello avere tutti insieme. Vedere un po' così. Ho la sua parola? Alla mia parola che verrà fuori adesso, non so se lo vedete, ma anche altre persone.